Buonasera, benvenuti e benvenute alla seconda edizione del TG6. In apertura parliamo di Covid. In Abruzzo aumenta il numero degli ospedalizzati, con i dati nella nostra regione che, in base alle indicazioni ministeriali, sono poco al di sotto della soglia della zona arancione. Allora, vediamo tutti i numeri nel servizio e a seguire ascoltiamo l'intervista di Paolo Renzetti all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che fa il punto sulla situazione pandemica. L'Abruzzo ha ancora i numeri da zona gialla, ma se i dati dovessero continuare a peggiorare, la situazione potrebbe presto cambiare. Per far scattare il livello successivo di restrizioni occorre che l'incidenza settimanale sia oltre i 150 casi ogni 100.000 abitanti, soglia questa superata già da giorni. Oltre all'incidenza, però, per la zona arancione occorre superare il limite sia dei posti letto occupati in terapia intensiva, sia di quelli in area non critica. In Abruzzo sono 37 i pazienti in terapia intensiva, ne sono due in più rispetto a ieri. Qui è occupato il 19% dei posti letto, appena sotto il limite di 20. In area medica invece i ricoverati sono 349, 11 in più rispetto a ieri. Il tasso d'occupazione è al 26%, 4 punti percentuali al di sotto del limite. Oggi sono 3.610 nuovi casi registrati nella nostra regione. Il 71% delle positività è emerso dai soli tamponi antigenici. Da meno di un mese sufficienti a riconoscere il contagio. Tra test antigenici e molecolari, il tasso odierno di positività è poco sopra il 12%. Nelle ultime 24 ore, inoltre, 2.681esimo decesso a causa Covid. Si tratta di un 63enne residente fuori regione. 480 sono gli ultimi guariti. Dei casi accertati oggi in Abruzzo, 656 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 1.154 a quella di Chieti, 855 a quella di Pescara e 813 a quella di Teramo. 49 dei contagiati inoltre provengono da fuori regione, mentre per 82 persone sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. In base ai dati diffusi dalla Fondazione Gimbe, in Italia nella settimana tra il 5 e l'11 di gennaio c'è stato un incremento di contagi del 49%. Tra pochi giorni raggiungeremo il picco della quarta ondata, fanno sapere gli esperti. Assessore, si parla tanto di un Abruzzo vicino alla zona arancione, cosa c'è di vero in tutto questo? Ma noi abbiamo avuto nelle ultime 2 settimane un aumento dei ricoveri sia in area medica che nell'area delle terapie intensive. Questo aumento oggi però non ancora supera quella che è la soglia, quella che è la percentuale nazionale. Nella nostra regione abbiamo un'occupazione, o meglio ancora una saturazione dei posti letto al 19% e la soglia e al 20 per quanto riguarda le terapie intensive. Invece, per quanto riguarda l'area medica, abbiamo un'occupazione al 26% e la soglia è al 30%. Quindi diciamo siamo vicini a quel limite che potrebbe poi portare al cambiamento cosiddetto di colore, quindi entrare in una zona. Ma ad oggi non c'è alcun rischio in questo passaggio, per questo passaggio. Io mi auguro che a più presto si possa andare anche verso una discesa, diciamo, di questa punta così elevata. È importante però vaccinarsi. La vaccinazione, come abbiamo sempre detto, è l'unico strumento che abbiamo per ridurre questi contagi. E devo dire che nella nostra regione c'è una grande risposta. Nelle ultime settimane c'è stato un aumento di richieste, sia come prima dose che soprattutto quelli che devono completare la terza dose, e proprio per questo apriremo delle giornate dedicate, daremo la possibilità, oltre a coloro che si sono prenotati, anche dare la possibilità a coloro che all'ultimo momento decidono così di voler avere il vaccino, quindi avere questa possibilità di andare presso degli hub che apriremo proprio in tutta la nostra regione per dare risposte a questa esigenza. E a questo proposito il Partito Democratico critica la regione proprio per la gestione della campagna vaccinale. Il capogruppo in Consiglio regionale Silvio Paolucci, dopo aver sottolineato la collaborazione istituzionale anche nell'approvazione della legge di bilancio, invita l'assessorato a prendere provvedimenti. Vediamo.
Beh, noi siamo stati largamente disponibili e responsabili in questi 2 anni e mezzo. L'opposizione, dico tutte le opposizioni, hanno davvero dato una mano a questo governo regionale, anche accorciando i tempi dei confronti e delle discussioni sul fronte sia della programmazione sanitaria che per esempio di quello del bilancio e dell'ultima legge finanziaria. La verità è che però non si può non dire, quindi tacere di fronte alla mancanza della programmazione. Gente che fa enormi file sia per i tamponi che per quanto riguarda le vaccinazioni, in alcuni casi anche la impossibilità, come è stato nella provincia di Chieti, a prenotare per 4 settimane le vaccinazioni pediatriche per i bambini da 5 a 11 anni, per non dire ovviamente le attese infinite per le terze dosi e anche le altre dosi per le persone ovviamente che già da tempo potevano invece aver diritto alla vaccinazione stessa. Sono stati ridotti gli hub di 2/3, gli SPOC e gli hub, cioè i centri vaccinali, e soprattutto è stato ridotto anche l'ammontare delle ore lavorative all'interno dei centri vaccinali che erano rimasti aperti. Insomma, una carenza davvero molto grave. C'è anche però una carenza a proposito di questo, di personale nei presidi sanitari, e questo è un problema che si trascina da tantissimi anni. E questa è una vera e propria vergogna, perché hanno utilizzato in modo sconsiderato l'uscita dal commissariamento che con fatica, sia con la legislatura Chiodi che D'Alfonso, ottenemmo con tanti sacrifici poi pagati di fatto dagli operatori e dagli abruzzesi, e nonostante l'uscita dal commissariamento e la spesa di ben 100 milioni di euro in più sul personale, manca il personale. Anche in questo caso significa fare cattiva programmazione, cattiva gestione, non dare servizi, far esplodere la mobilità passiva, ovvero migliaia di abruzzesi che di più di prima vanno a farsi curare fuori, e allo stesso tempo creare anche un deficit. Numeri importanti al hub vaccinale del Parco della Scienza di Teramo. Sono stati somministrati qui già 100.000 vaccini e la struttura è la prima in Abruzzo per le terze dosi. Intanto la ASL e il Comune di Teramo lanciano per sabato prossimo un open night del vaccino. Ci si potrà vaccinare in questo hub fino a mezzanotte e senza appuntamento. Tania Bonici Castelli. Quasi 100.000 dosi di vaccino somministrate, primo in Abruzzo per inoculazioni delle terze dosi. Parliamo del hub vaccinale dell'ASL di Teramo, allestito nei locali del Parco della Scienza, nel quartiere teramano della Gammarana. Sono circa 1.500 i cittadini che ogni giorno vengono qui da tutta la provincia di Teramo. Sono davvero in tanti, ma le operazioni si svolgono con grande ordine, grazie all'organizzazione messa in atto dagli operatori sanitari e dai volontari. Responsabile del hub, il dottor Dimitri Cagliacudas. Oggi è un giorno standard, come ieri, come sarà domani, quindi abbiamo prevalentemente, per non dire esclusivamente, i prenotati, perché sono tanti, sono 1.500 prenotati ogni giorno. E la notizia bellissima è che su 1.500 prenotati vaccinati, siamo costantemente a oltre 200 prime dosi ogni giorno. Come mai si sono ricordati così tardi di farsi la prima dose? Non lo so, forse il decreto, forse l'obbligo, forse il Green Pass, forse l'informazione, tutto questo fa sì che abbiamo queste prime dosi. Quante linee vaccinali potete disporre qui al Parco della Scienza? 3 o 4 ogni giorno, dipende dalla fascia oraria, dall'afflusso. Cosa consiglia agli utenti prima di venire a vaccinarsi? Allora, sottolineiamo sempre l'importanza della prenotazione, che agevola l'utente e agevola la nostra organizzazione. La nostra raccomandazione è scaricare dal nostro sito il modulo, compilarlo a casa, che poi abbrevia questo fatto moltissimo il tempo di permanenza all'interno dell'hub. Raggiungere quella fascia di popolazione che finora non si è vaccinata è diventato l'obiettivo principale dell'ASL di Teramo, che in collaborazione con il Comune di Teramo sabato prossimo 18 gennaio svolgerà nell'hub del Parco della Scienza l'open night del vaccino dalle 20 alle 24. In questa lunga giornata sarà possibile immunizzarsi presentandosi senza appuntamento. Saranno allestite 7 linee dedicate a chiunque abbia superato i 12 anni di età. Sabato vaccineremo mattina e pomeriggio come di solito e poi andiamo avanti per un open night tra le 20 e 24, tutte le età dai 12 anni in su. Senza prenotazione? Senza prenotazione, sì.
L'amministrazione comunale di Pescara al lavoro nella sede del centro direzionale di Cecco, dove, come ha assicurato il primo cittadino Masci, aprirà il nuovo centro vaccinale, il terzo in città. È iniziato il conto alla rovescia per l'apertura del nuovo hub vaccinale di Pescara. Come noto, sorgerà nel Palazzo Fuxas in via Einaudi. Si stanno portando avanti in questi giorni intanto i lavori di adeguamento della struttura, che aprirà al massimo entro 10 giorni, come assicura il sindaco Carlo Masci. Noi abbiamo preso possesso di quello spazio, abbiamo verificato il numero di parcheggi nelle vicinanze, ci sono circa 300 posti auto, quindi sufficienti per accogliere tutti coloro che andranno a vaccinarsi in questo periodo. Stiamo smontando dei pannelli per creare degli ambienti molto ampi. Il lavoro in corso prosegue alacremente, quindi nei prossimi giorni la struttura sarà a disposizione della ASL nei termini necessari per aprire il centro vaccinale, il secondo centro vaccinale, anzi il terzo centro vaccinale, perché ne abbiamo anche uno per i bambini da 5 a 11 anni. In questo momento è possibile dare una data approssimativa per l'apertura? Ma io credo che la ASL si sia data una scadenza, che è quella di non il prossimo lunedì ma quello successivo, credo che sia il 24, quindi fra 10 giorni più o meno. Cambiamo argomento: e allarme inquinamento per i fiumi Vomano e Tordino dopo lo sversamento di reflui zootecnici. I risultati delle analisi effettuate preoccupano l'ARTA, che nei prossimi giorni avrà un quadro della situazione più chiaro. Ce ne parla Stefano Recanati. Tutto è cominciato lunedì scorso con la denuncia da parte dei residenti, i quali hanno cominciato a percepire nell'aria un acuto sentore di stallatico. I carabinieri forestali hanno così avviato le indagini. Dalle analisi effettuate sui campioni prelevati nei fiumi Vomano e Tordino, grazie anche alla collaborazione di ARTA Abruzzo, sono venuti fuori valori inquinanti molto elevati. Da un primo risultato analitico, come conferma il presidente di ARTA Abruzzo Maurizio Dionisio, è stata riscontrata la presenza massiccia di Escherichia coli, da 58.000 a 72.000 unità per 100 millilitri, batteri provenienti da contaminazione organica e fecale e miasmi tipici di reflui zootecnici, che di conseguenza hanno reso le acque torbide e con presenza di schiuma. In 3 punti, Ponte per Varano e Conateramo e in località Venaquila a Montorio, sono stati riscontrati livelli anomali di ammoniaco, azoto totale, fosforo e COD, indicatore che determina la quantità di ossigeno necessaria per ossidare chimicamente le sostanze inquinanti. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi prelievi, ma la grande forza rigenerativa della natura, prosegue Dionisio, ci mette a riparo dalle scellerate attività dell'uomo. Le aste fluviali, a differenza dei laghi, sono in continuo movimento e la velocità delle acque con ogni probabilità hanno già portato gli inquinanti a valle rispetto al luogo dove sono state riscontrate, ed è molto credibile che nei prossimi giorni il fenomeno sia terminato. L'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine sugli sversamenti ora è fondamentale per evitare nuovi episodi spiacevoli in futuro. Mentre, conclude Dionisio, i laboratori lavoreranno per fornire gli esiti analitici sia per quanto concerne i campioni forniti dal Corpo Forestale dello Stato, sia per quanto riguarda le acque prelevate dal fiume Vomano destinate al consumo umano in ingresso al potabilizzatore. Dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza arrivano 5 milioni di euro che saranno utili per realizzare i lavori di completamento del nuovo comune di Avezzano. Il servizio è cura della redazione di Infomedia. In arrivo 5 milioni di euro per il completamento dei lavori al nuovo municipio di Avezzano. La svolta giunta prima di Capodanno è arrivata dal Ministero dell'Interno, che tramite decreto ha individuato i comuni beneficiari del contributo previsto dal DPCM del 21 gennaio 2021 per oggetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione del degrado sociale, fondi confluiti nell'ambito del PNRR. Ai 5 milioni se ne aggiungeranno altri 2,5 già messi in bilancio dall'amministrazione comunale, per un costo complessivo dell'intervento che si aggira sui 7 milioni e mezzo di euro. Nelle casse del comune arriveranno 771 mila euro nel 2022, 1,6 milioni nel 2023, 1,7 milioni nel 2024, 779 mila euro nel 2025 e 681 mila euro nel 2026. Altro passo deciso nel completamento della storica incompiuta di Avezzano, dopo l'accordo transattivo con IRIM, che ha messo fine al contenzioso che da anni paralizzava l'ente per la ricostruzione
riqualificazione del nuovo municipio. Il problema principale era quello relativo alla gestione del nuovo municipio che riguardava l'IRIM, una questione che comunque si è protratta per tanto tempo e che è arrivata ora finalmente alla conclusione. Era stato richiesto la volontà, se ci fosse la volontà della polizia locale di trasferire i loro uffici nel nuovo municipio, e questa volontà c'è stata data e quindi si andrà avanti per questa strada. Si sta valutando anche la possibilità di trasferire gli uffici dell'Agenzia delle Entrate all'interno del nuovo comune, e anche questa volontà è stata recepita, quindi c'è questa possibilità in essere. Ora qual è l'ultimo step? L'ultimo step è quello che proprio ci verrà concesso dall'arrivo dei fondi del PNRR, che consentirà appunto di ultimare i lavori che servono per far sì che il nuovo comune di Avezzano sia realmente un comune non solo nuovo nelle intenzioni, negli intenti, ma che sia un comune nuovo, bello da vedere realizzato sulla città. Quanto servirà? Non voglio dare un termine, perché poi quel termine diventa un motivo di attacco politico. Andiamo a Roseto degli Abruzzi. Dopo le associazioni di albergatori, anche i consiglieri d'opposizione sono andati all'attacco del sindaco Mario Nunes sulla scelta di aumentare la tassa di soggiorno. Ai nostri microfoni il primo cittadino rimanda le accuse al mittente, apre a un confronto in vista proprio della bella stagione. Ascoltiamolo. Mai un turista va a scegliere una località andando a controllare quant'è l'imposta di soggiorno, ma controllerà se in quel territorio ci sono dei servizi. Risponde così Mario Nunes alle critiche innalzate nei giorni scorsi da alcune associazioni di albergatori e dalle opposizioni riguardo l'aumento e la destagionalizzazione della tassa di soggiorno nel comune di Roseto degli Abruzzi. Un'operazione per far cassa, secondo questi ultimi, mentre per il primo cittadino resta una tassa di scopo per effettuare manutenzioni mirate sempre nell'ambito del turismo, come l'avvio del servizio del bus navetta. Si innalza in maniera lieve e si allarga gradualmente il periodo. Alcuni comuni già hanno dal 1 gennaio al 31 dicembre. Noi, per non avere un impatto troppo duro, abbiamo scelto per quest'anno dal 1 aprile al 31 ottobre, ma l'obiettivo è proprio quello di allargare, di destagionalizzare, di dimostrare con i fatti che noi lo utilizzeremo al meglio. Poi un messaggio agli albergatori che avevano chiesto addirittura l'abolizione della tassa di soggiorno. Venite, parliamo, incontriamoci e dialoghiamo, come abbiamo fatto d'altronde dal primo giorno dell'insediamento. Questa categoria, questa associazione l'ho incontrata, nonostante ovviamente sono stati anche candidati con coalizioni avverse, ma questo non è un problema, perché per quanto mi riguarda io sono il sindaco di tutti. Ma se la critica è strumentale, si dicono cose false, che si metterà in ginocchio un sistema, e questo è il rimando al mittente, non si mette in ginocchio nessun sistema. A differenza della scorsa amministrazione, questa allargherà il tavolo tecnico anche ai commercianti che sono parte integrante del turismo in città. Noi siamo invece per riallargare in maniera positiva e costruttiva a tutti coloro che hanno però una costituzione reale, cioè coloro che rappresentano davvero qualcuno e che esistono. Cioè, per esistere devi avere uno statuto, devi essere costituito e soprattutto devi avere anche una base che ti va a rappresentare. E ora la pagina dello sport con il calcio di Serie C. A fronte di svariati rumors circa nuovi innesti, il mercato del Pescara non decolla perché le uscite restano complesse. L'ingaggio elevato frena la cessione di Cristian Galano sia in Serie B che in Serie C. E intanto Oteri continua a provare la coppia di centrocampo di Ambo Derisio, che potrebbe essere quella da schierare contro il Montevarchi tra 9 giorni. Andrea Costantini. Mercato complesso quello del Pescara. Grande fatica a concretizzare le uscite e questo rallenta la possibilità di fare innesti. Quel che è certo è che Guido Marilungo, Cristian Galano e Giuseppe Rizzo continuano ad allenarsi a parte, non in gruppo. Tutti in attesa della chiamata giusta. La sensazione però è che Galano possa uscire solo con un importante intervento del Pescara a livello di incentivo. Anche in Serie B è difficile trovare in piena pandemia un club disposto a garantire l'attuale ingaggio al Robben delle Puglie, che ha 30 anni. E per il rendimento messo in campo nelle ultime 2 stagioni ha perso lo status di giocatore titolare e di impatto nella serie cadetta. A vuoto al momento i tentativi di club interessati quali Ternana ed Ascoli. A maggior ragione anche in Serie C è difficile trovare società che possano sostenere un certo tipo di contratto, anche se almeno nella terza serie un Galano motivato e al centro del progetto può fare la differenza.
In sostanza, se le pretese non si abbassano, non è da scartare l'ipotesi che l'esterno foggiano possa restare fino a giugno al libro paga del Delfino. Si allungano i tempi per Mirko Valdifiori. Sui social il centrocampista romagnolo ha fatto intendere che i tempi della sua quarantena si allungano. Il giocatore è ancora nella sua Ravenna e questo rallenta la pianificazione del suo futuro, poiché Valdifiori solo quando rientrerà a Pescara si siederà a tavolino con la dirigenza per discutere del futuro. Palermo e Siena sono le società che si sono mosse e soprattutto i toscani potrebbero affondare qualora si creino le giuste condizioni. Circa le altre potenziali uscite, Bocic, Frascatore, Nzita continuano ad allenarsi pienamente in gruppo, anche Michael De Marchi, che ha degli estimatori ma che dovrebbe restare in riva all'Adriatico. In attacco il Pescara, quando ci sarà spazio salariale, vorrebbe fare un esterno, si torna a parlare di Borello del Crotone, ma una eventuale uscita di De Marchi renderebbe necessario innestare una punta alternativa a Ferrari. C'è Jacopo Cernigoi in uscita dal Seregno, a meno che nell'ottica della linea verde non si punti forte su Vladislav Blanuta. Non sono da escludere operazioni futuribili coi vari Veroli e Delle Monache finiti nei radar di Parma e Sampdoria. Intanto la squadra continua a lavorare. Ieri seduta differenziata per Ferrari e Memusciai. Continua a fare parte del gruppo il centrocampista spagnolo in prova Aran Lescano, classe 2003, in gol nel galoppo col Pineto e che sta destando una discreta impressione. Nelle sedute Auteri continua a provare Derisio in coppia con Diambo. Con la squalifica di Pompetti potrebbe essere questa la coppia di mediani per la gara col Montevarchi. Nel pomeriggio conferenza stampa del presidente del Teramo Massimo Cherchia, che ha ufficializzato che il diavolo ha i soldi per portare a termine la stagione. Un traguardo, ha ammesso Cherchia, molto importante. Il massimo dirigente ha comunque ribadito che qualora ci fossero forze imprenditoriali disposte a rilevare la società per farla progredire, il gruppo che presiede sarebbe pronto a fare un passo indietro. E ci tengo a ringraziare la dottoressa Claudia Capuano, l'avvocato Paola Capuano e il giudice che segue il procedimento delle nostre aziende. E qui vi inviterei già a fare una riflessione. Per aver permesso e compreso che il pagamento dei miei sponsor, e cito la EMGAT del dottor Mario Ciaccia, la Federazione Property del dottor Davide Ciaccia e la Edelgreen Italia SPA del sottoscritto, che sono fondamentali per l'esistenza della società sportiva Teramo Calcio 1913, per la sua città e non per ultimo per tutti i dipendenti, tesserati e chiunque ne riceve beneficio. Specificando che i soldi messi nella Teramo Calcio, di questo sto parlando, sono delle persone citate e del Tribunale, che già ho ringraziato per aver permesso questa cosa. Quello che oggi può sembrare la normalità, io vi chiedo di evidenziare che questo risultato ottenuto vale più di mille parole o promesse o del miglior calciatore da prendere sul mercato. Scusate, un po' cosiddetto di riparazione. Quindi, e qui c'è da riparare per quello che si può o potrà fare. Tornando alla società, voglio dire che in questo periodo, nonostante le difficoltà personali ancora esistenti, abbiamo lavorato, argomentato e combattuto tutti i giorni affinché il Teramo Calcio continuasse a vivere come è giusto che sia. È innegabile che questi soldi servono soprattutto per il campionato, per la gestione e per finire il campionato. Non vanno buttati nel calciomercato, ma nella logica del miglioramento della squadra si può continuare anche a fare come stiamo facendo, perché secondo me già abbiamo migliorato la squadra. Questa è una mia, se a noi ci danno la possibilità di continuare lo faremo ben volentieri, però ripeto, se c'è qualcuno del territorio o fuori dal territorio che oggi farebbe il bene del Teramo, farebbe meglio di quello che facciamo noi, saremmo disposti a fare un passo indietro. Noi non scappiamo, non ci tiriamo indietro, ma siamo a disposizione per chi potrà fare meglio di noi.
Allora, assolutamente, Presidente Campidelli, ci siamo sentiti al telefono, e su sollecitato, e non ha nessuna possibilità di mettere, da quello che mi ha detto, una situazione per diventare o fare gruppo per rientrare nella società, ma lo ringrazio di nuovo, pur se fosse un euro, una telefonata di supporto o qualsiasi cosa che oggi possa aiutare il Teramo Calcio. E ora la pallavolo, seconda sconfitta in campionato per l'Abba Pineto, che cade in casa del Grottazzolina al quinto set. Nonostante la lunga pausa, il sestetto di Rovinelli ha sfoderato una prova coriacea e, avendo perso al tie break, ha strappato comunque un punto e mantenuto il primo posto in classifica. L'Abba Pineto chiude così l'andata con 33 punti, più 2 sul Grottazzolina e Macerata. E nel primo turno di Coppa Italia affronterà l'ottava classificata, Belluno, probabilmente il 26 di gennaio. Sempre contro i Veneti, mercoledì 19, l'Abba disputerà il secondo recupero, valido per la prima giornata di ritorno. E di volley si parlerà questa sera alle ore 21 nella trasmissione Pallavolè di Sergio Zappalorto. Noi per ora ci fermiamo qui, l'informazione tornerà alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.